A Roma, nella sede di Confindustria, si è tenuta la seconda edizione del premio Imprese per la sicurezza, un riconoscimento alle aziende che investono nel campo della sicurezza nell'ambiente di lavoro, il servizio. Perché il lavoro è un diritto e non deve diventare tragedia. L'ha spiegato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il motivo per cui è importante dare un riconoscimento, e quest'anno Confindustria e INAIL l'hanno fatto per la seconda volta, alle imprese virtuose nel campo della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Unica per il Mezzogiorno ad aver avuto una menzione speciale è stata la COGIP, società siciliana fondata da Mimmo Costanzo, che rappresenta uno degli operatori più importanti a livello nazionale di grandi infrastrutture di energie rinnovabili. Per noi la sicurezza è una funzione aziendale, nei confronti della quale abbiamo dedicato risorse finanziarie ma anche risorse professionali. Tra i premiati anche la Sata S.p.A., l'azienda che a San Nicola di Melfi produce la Fiat Punto e che grazie allo sviluppo di nuove metodologie per ridurre le criticità vanta un bassissimo indice di frequenza di infortuni sul lavoro. Questo è anche uno spunto per continuare ad applicare in maniera ferma e costante queste attività che sono legate a tutti i processi delle nostre catene di montaggio. Sebbene tra i premiati a Viale dell'Astronomia ci siano solo due aziende meridionali, i dati mostrano invece una crescita in tutte le regioni, anche quelle del sud Italia, del numero di aziende che investono nella sicurezza. Lo conferma Federico Grazioli, presidente di Accredia, l'ente che si occupa di controllare coloro che rilasciano le certificazioni e che ha collaborato all'assegnazione dei riconoscimenti. Io dico che deve essere un impegno che ogni imprenditore ce l'ha nel suo DNA. Però vorrei avere anche la certificazione e qualcosa in più